Finisce mai. Per quella puoi che mi entri in dash, guarda. Non mi ci credetemi, se non c'eravate voi. Da mo' che avrei chiuso bottega. Allegro da Luigi che arriva la fortuna. Come arriva la fortuna? Con questo, vedete. Giovane cavaliere biondo, cavallo di Danaro. Per esempio, dite tu tre numeri, va? Certo, 14 e 21. 8, 16 e 24. Sono sempre due numeri seri, questi. Allora tanto vale andare a casa, scusate. Buonasera, Maru. Per esempio, Panchino 41. E questo sarebbe il giovane cavaliere biondo. O lui. Le carte, ce l'avete? Per combinazione una camera libera. Perché non basta la vostra moglie ve ne ha cacciate di casa. Povicchiaril, 53. Non è per me, è per questo signore che cercava una locanda e io l'ho portato qua, va bene? Forse, in paese ci sta solo questo. Purtroppo. Statela buona. Fatela buona. Grazie e riposatevi. Prego, accomodatevi, accomodatevi. Vorrei una camera che dia sul cortile con la fontana. Prego, per favore. Conoscete il cortile con la fontana? Sono stato qui molti anni fa. Ma voi siete Luigi? Sì, Luigi. Vi rubavate tutte le penne. Io rubavo. Bah, diciamo così per dire eravate piccerillo, ma non potete ricordare, siete troppo giovine. Sì. Mi dovete dare per favore il vostro nome e cognome. Certo. Marco
Corelli. Professione, paleografo. Come avete detto? Paleografo. Scrivetelo voi a me. Siete professore, potevate dirlo prima. Una lira a notte. 89, un mariuolo. Va bene, resto 2 giorni. Voi potete rimanere pure un mese. A me non piace vedere gente, professore. Datemi il mantello e il cappello. Bagnate, li mettiamo vicino al camino, così si asciugano. Grazie. Prego, il cappello. Paleografo. Che numero fa paleografo? Come? I numeri del lotto, professore, scusate. Se io ho bisogno questa notte, per esempio, che numeri devo scrivere sul mio libretto? Che ne so, io non me ne intendo. Non lo sapete. E che professore siete, scusa? Don Vecino, non vedete che il signore stanco? Lasciatelo in pace. Io volevo sapere solamente che professore era, che studiava, insomma. Scusatemi, che studiate? La scrittura antica, almeno di quello che ne resta. E la venite a cercare qua? Ma certamente, perché a Benevento e nei suoi dintorni esistono esempi dell'antica scrittura, detta appunto beneventana. E io sono qui per studiare uno di quei documenti. Veramente? Allora è una cosa difficile. Voglio dire, capire quello che c'è scritto in questi pezzi di carta vecchi di tanti secoli è una cosa veramente difficile. Ma dipende dal pezzo di carta e da chi lo interpreta. Nel vostro caso, professore, io credo che voi non siete secondo a nessuno. Grazie, siete molto gentile. Comunque, se mi sognate, vi darò un bel perno secco, se non altro per sdebitarmi del complimento che mi avete fatto. E io vi ringrazio tanto. In questo caso avete più complimenti voi in questi 2 giorni che una bella guagliona in tutta la sua vita. Ma non vi scomodate. Buonanotte. Rosso, venite. Buonanotte. Dunque, abbiamo detto Uvicchiariello, 53, Facchino, 41, Omariul, 79. Venite, accomodatevi, professore, da questa parte. Questa è la 12, è la stanza di Don Vincenzo, il maestro che avete visto a basso. Se vi dovesse servire qualche cosa, approfittate. Qua non ci viene più nessuno, c'è rimasto solo lui. Da quando è in pensione, è rimasto solo e si è trasferito qua. Si spende l'intera pensione a lotto. E lo poco fissate. Buonanotte. Buonanotte. E questa è la 14. Non tutto deve spendersi a lotto. Qualcosa gli deve restare per il vino. Sì, la dote della moglie. Morto, poveretto. La 14, diceva, accomodato. La vostra stanza. E la 13? C'era una volta, ma non la voleva più nessuno. Sapete, da queste parti ci tengono a queste cose. Vecchie superstizioni. Come le streghe di Benevento. Il diavolo Martino
E la riunione sotto il noce. Bravo, vedo che siete molto informata. E così ho eliminato la trevice, ho buttato giù il muro e ho ingrandito questa. Ci starete benissimo. Avete pure due belle finestre, guardate, è di giorno, è piena di luce. Finalmente ha smesso di piovere. Ha sentito la fontana? Eccovi la chiave, professore. Buonanotte. Non avevo reccio stevo, un figlio di all'ombra capito. E all'ombra tutte e due, a cominciare a se parlare tu, ogni nell'ora se parlai tu. E sempre più piacente, sti fronti le mani facevano giù. Oh, adesso mi sento quello sciamurato. Oh,
sua età. Io? Sì, voi. Feste da ballo in camera mia. Ah. Ma dovessi perdere un terno all'otto. Vi siete portato un'altra volta la bottiglia di vino nella stanza e avete fatto bordello come sempre. E questo è un giornale mio. Eppure le ragazze vi siete portate. Ma non vi vergognate alla vostra età. Io? Le ragazze? Ma questo è pazzo. Un momento. Avete chiamato di nuovo Nannini in camera vostra come 10 anni fa. Ma no, signore, mi dovete credere. Quanto è certo Dio, mi dovete credere. Voi certamente avrete sentito il pomponaro. Sì, signore, il pomponaro. C'era la luna piena, ricordate? Alluccava e correva presso qualche femmina. Ecco. Il pomponaro. Il lupo mannaro. Volete che non sappia distinguere? Eh? Non era il lupo mannaro. Su, su. Non è poi una cosa grave, se vi siete divertiti un poco. Non è grave. No. E questo lo dite voi, professore, che ancora non avete conosciuto Nannina la Ferro. Aspettate. Nanni! Nanni! Ehi! Ah, in che maniera? Ma pare che sta a cavallo giù. A parte da non grillando giù, subito lo vanno a venire. Ah, sentite a me, gli ha dato un bello bottiglione a lui. Oh. Ah. Vedete voi se non è grave chiamarsi in camera Nannina. Da vicino, da oggi i liquidi sono razionati, va bene. Ma non può essere quella la ragazza. Quella aveva un vestito bianco, vaporoso. Tu e me, professore, non ti ricordi. Ma io e te sì, fatando. Una ragazza vestita così, qua dentro, non l'ho vista mai. Sentite a me, professore, voi certamente vi siete bevuto qualche bicchiere di vino in più. Io non bevo mai. Ah, neppure a tavola? Neppure a tavola. Ma, lasciamo perdere. Buongiorno. Ancora voi. E ma ora che state esagerando, scusate. Via, via, che siamo al completo. Io forse mi sbaglio, ma ho l'impressione che sono con un po' tanti mali, buono laddove sto caffè. Ma un sapore è meglio. Come non detto. Professore, eccomi qua come d'accordo. Allora vogliamo andare? Sì, andiamo. Devo andare a Benevento, al Vescovado, per studiare certi documenti. Oh, forse tornerò un po' tardi. Mi dovreste fare il favore di tenere la porta aperta. State tranquillo, professore. Vi lascio pure la candela e i fiammiferi sopra al camino. Grazie. Niente da fare. È da ire che non vuol sapere di camminare. Oh, lui, che ne pensate del professore? Ditelo francamente, va? Oh, niente, niente. Qualche volta capita di sognare e di non sapere poi bene se è stato un sogno. È una cosa normale. Voi dite? Ma allora è un fatto normale pure un nano che ho trovato in camera mia stanotte? Che c'era? Un nano! Un nano che saltava sopra un letto e non mi faceva pigliare sonno. 3 giorni fa, col vino di Solopaga, è stata una gallina. E vabbè, è un fatto normale perché il Solopaga porta la gallina. Ma la malvasia invece no. No. La malvasia porta il nano. Ok. O Munaciel. Munaciel. Dunque, o Munaciel fa 15. A gallina, 57. Però, dato che mi aveva fatto pure l'uovo sopra un letto e se l'aveva mangiato, quindi fa 11. Ah, poi ho sognato mia moglie, buon'anima. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Uno che non lo sa direbbe moglie, quindi 11. Io invece ci penso, mi approfondisco e dico pietra preziosa.
E che c'è? C'entra, c'entra, perché mia moglie si chiamava Agata, quindi Pietra Prezioso 56. caro Don Luigi, i numeri del lotto sono una scienza. Bisogna esserci tagliati. Altro che paleografo. Vecchio ubriacone.
Don Vici! Don Vici, svegliatevi, è fatto giorno! Ma con maledà vostro dormire tutta la notte in coppa a una sedia! Che mal di schiena! E voi perché non mi avete portato in camera mia a dormire stanotte, eh? Magari che andarono pure a ninna nanna. Ma se non vi sapete governare da voce. Nanni! Portaci un caffè! Perché? Che hai fatto? Tenetemi su, eh. Mannaggia te. Buongiorno. Buongiorno, professore. Buongiorno. Buongiorno, professor. Dormito bene? Ma sì, insomma, così. Come vedete, feste da ballo in camera mia non ce ne sono state. Lo so, lo so. Vi ho visto ieri notte. Ma avete fatto prendere uno spavento così al buio. Sono mortificato, professor, credetemi. Lo volete pigliare a mezzo per il caffè? Grazie. Accomodatevi. Vi prego. Nanni! Porto una tazza di caffè, professor! È giusto! Beh, intanto prendetevi questo, professore, eh? Ma io posso aspettare. Per carità, voi siete l'ospite. Professore, basta che vi ricordate di quel terno. Ma speriamo che esca. Speriamo. Vi offenderei. Ma quando è così, grazie. Per carità. Mi guardate noi. Mi offenderei. Per carità, se vi pare. Ma se mi dico un caffè. Adesso così che oggi ci lasciate. Ma veramente pensavo di rimanere ancora qui qualche giorno, sempre che non abbiate impegni con altri clienti per la mia stanza. No, nessun cliente. Voi potete rimanere quanto volete. Così, professor. Mi piace il posto. Beh, sì. Mi ricordo il passato, molti anni fa, quando ancora ero studente. Ci passai qualche mese proprio qui. Allora la camera numero 13 c'era. Mi ricordo, ci abitavo io. Per questo vi ho riconosciuto. 50 anni fa. Ma avevate una sorella, se non sbaglio. Due. Felicita che adesso sta a Napoli dalle suore, ma ormai è vecchiarella. E l'altra? Assunta. Ma me ne ricordo appena, perché morì giovane, poveretta, era debole di petto. Ma ha sempre vissuto qua, e forse voi l'avete conosciuta. Sì, l'ho conosciuta. Vedete, quello è un suo ritratto. L'ha fatto un pittore squattrinato che si pagava i pasti così. Almeno così mi hanno detto, io ero ragazzina allora. Sì, mi sembra di riconoscerlo. Io vado a farmi una passeggiata in piazza. I soliti quattro passi per digerire. Che fate? Venite con me? Come? Dico a voi, professore, venite con me. No, resto ancora un poco. Come volete allora, arrivederci. Luigino, quanti anni avete? Mi sto avviando verso i 60. Io più di 70. Complimenti, li portate proprio bene. Io invece me li sento tutti addosso. Dactylus emera. Che? Il giorno è solo un attimo, è greco antico. Mi sembra un po' matto, vero? Che dite mai, professor? E invece io credo di sì. È facile alla mia età non starci più col cervello. Ma si è sembrato un giovanotto. Sentite, Luigino, credete che alla mia età si possano avere tristi presentimenti? Che dite? Niente, lasciamo perdere. Scusate, professore,
volevo chiedervi, quanto tempo pensate di fermarvi ancora qua? Poco. Forse una notte ancora. Non ti ricordi di me? Assunta, ti aspettavo. Ovvero, credevo che mi avessi dimenticata. Ma allora la sorpresa che ti avevo preparato non serve più. Ma io te la voglio far vedere lo stesso. Guarda. Al di là dello specchio, niente è cagnato.
sì tu, dal ricordo. Quanto tempo è passato da quella sera in cui ci siamo salutati per l'ultima volta. Avesse voluto morire quella sera, quando mi dissero che saresti partito. Vivi con me, Chiagnevo. Ma tu mi consolavi, mi dicevi che saresti tornato, che mi amavi, e mi abbracciavi stretta stretta. Tornerò, Assunta. Te lo prometto. Ti prego, e portalo con te. Non è possibile. Non posso ancora formarmi una famiglia. Quando avrò trovato un posto, ti scriverò, mi raggiungerai e non ci separeremo mai più. Io ti aspetto. Ti aspetterò per tutta la vita. Senti la nostra fontana, come canta. Come canta? Mi sembra di vederti. Tu che riempi la brocca dell'acqua e io che ti chiedo di farmi bere. Così ci siamo conosciuti. E da allora non è cambiato niente. Io abito sempre in questa casa e da quando sei partito vengo sempre nella tua stanza. Ci tornano anche gli amici. Te lo ricordi a Peppino, a Giovanni e Domenico, quello con cui studiavi il latino. E dove sono? Dall'altra parte. Facciamo ancora le feste come allora. L'altra sera, quando ti abbiamo svegliato con quel fracasso e stavamo facendo la tua festa d'addio. Di quando sei partito. Per questo piangevi? Sì. Lo sentivo così triste. Ma poi mi sono consolata. E ti ho cantato quella canzone che ti piaceva tanto. L'avevo riconosciuta. Io sapevo che saresti tornato. E me l'avevi promesso, no? Ricordo le lettere che mi scrivevi. Io conservavo le tue in una scatola foderata di rosso. Ma poi diventavano sempre più rare. Finché non mi scrivesti più. Io ho sofferto assai. E poi mi sono ammalato. Perdonami. Non è per malizia che non ti ho scritto. È che studiavo, lavoravo e la vita era tanto triste che mi domandavo se ne valesse la pena. Ti volevo bene, sai, ma poi ti avevo dimenticato. E solo oggi ho saputo della tua malattia. Oh, mamma mia, dì pure che ero morta. Non è mica una vergogna. Capita a tutti. Hai sofferto molto? No. Solo quando mi hai lasciato. Andavo tutti i giorni all'ufficio postale inutilmente. Piangevo sempre. E tutti mi prendevano in giro. Ma io sapevo che tu saresti tornato. Avrei dovuto portarti con me. Ci saremmo sposati e adesso avremmo dei figli e dei bei nipotini accanto a noi. E magari avresti dovuto interrompere gli studi. No, no, è meglio così. Hai imparato tante cose. Il tuo lavoro è raro e prezioso. E adesso tutti ti stimano e ti vogliono bene. No. No, nessuno mi vuole bene. Perché non ho mai saputo trattenere qualcuno accanto a me. Ho passato la vita studiando su vecchi papiri, decifrando
antiche scritture di gente scomparsa da secoli, dimenticando che la vita passava, la mia vita. L'ho spesa così, e un'altra non c'è per ritornare da capo. Non essere triste. Ora tutto è fornuto. Alzati, su. Vieni. E dove andiamo? Di là. Iam, Andres. E che c'è di là? Tutti. Tutti gli amici. E poi c'è studio. La mamma, Papageno, Luisa, Gerardo, lo zio, Giovanni, Domenico. Allora, andiamo. Sì. Andiamo. Oh, ecco qua, eh? Dunque, 6 e 3, 9. 5 e 2, 7. Col 7 è bello. Ma questa è una fortuna spacciata, amico mio. Sentite chi parla. Chi ha vinto 2 lire a lotta la settimana passata? Voi o io? Ma quello non è stata una fortuna, scusate. Quella è una scienza, già ve l'ho detto. Anche se sono stato aiutato da qualcuno. Da chi? Questo non ve lo posso dire. Ma è una persona che conosco? Beh, diciamo che l'avete conosciuto. Perché voi l'aiutate a me no? Eh? Sapete che non ci siete simpatico? Ecco qua. Ah, 5, 3, 8 e 1, 9. E con il cavallo di bastoni. Un cavaliere bruno mandato da alcuni parenti stretti. Don Luigi, buone notizie. Non vi arrabbiate, ma vi devono concedere lì. Bevete. Basta. Non vi devo stare. Padrone, buonasera. Chi è? Ce l'avete una camera per questo giovanotto? Certamente. E grazie per averlo portato alla mia locanda. Oh, mio dovere. E poi non ce ne sono altre, adulta. Statela buona. Statela buona. Buona permanenza, signore. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie. Per favore, mi dovreste dare i vostri documenti. Ecco. Ecco. Grazie. Quanto tempo vi fermate? Non so. Ho bisogno di un posto tranquillo. Fra 2 mesi ho gli esami. E qui c'è la campagna. E poi non ci sono distrazioni. È il posto tranquillo per studiare, ideale. Studente? Sì. Me salirà a notte. Che carogna. Mi dovete fare il piacere, mi dovete pagare anticipato. Vi do una bella camera spaziosa. Venite. Grazie. Felice, no? Anche a voi. Buonanotte. Buonanotte. Prego, prego, accomodatevi da questa parte. Questa è la stanza numero 12.
Nella stanza del Don Vincenzo, il maestro, che avete visto a basso. Ah. Se vi serve qualcosa potete approfittare, state vicini. Volentieri, grazie. E questa invece è la vostra. Eccola qua. Starete benissimo. È una bella stanza ariosa, la numero 14. E la numero 13 non c'è? C'era una volta, ma non la voleva più nessuno. Sapete, da queste parti ci tengono a queste cose. Vecchie superstizioni, come le streghe di Benevento. Come cosa? Le streghe di Benevento. Ah. La chiave sta qua, eh? Buonanotte. Grazie. Buonanotte. Ah, mi dovete perdonare se vi ho chiesto di pagarmi anticipato, ma... Sapete, 15 giorni fa si è presentato un cliente, un signore anziano, distinto, un professore. Poi è sparito, senza neppure pagarmi il conto. E allora capirete. Di nuovo, buonanotte. Buonanotte.